consonante 5 Stelle Lega sui migranti. Grillo chiede più rimpatri e lo stop ai permessi umanitari. Salvini sull'accoglienza se la prende anche con il Vaticano, ma i due leader dissentono su molto altro. Grillo, noi andiamo bene ma dobbiamo andare ad elezioni presto e sul Senato conferma siamo per quell'elettivo. Salvini non si fida ma apre a Renzi. Sul lavoro, burocrazia e giustizia, se si fanno riforme serie, ci siamo. Per il governo c'è da far quadrare i conti della legge di stabilità impresa complessa in vista della ripresa di settembre. C'è stato un risparmio da 8 miliardi per minori interessi da pagare sui titoli di Stato, ma anche 12 miliardi di aumenti della spesa pubblica. Facendo i conti mancano all'appello 6 miliardi. Da trovare dove? Ce la farà Renzi a rispettare la promessa di taglio delle tasse? Scotland Yard avrebbe scoperto un piano dell'ISIS per uccidere la regina Elisabetta, lo rivela il tabloid britannico Daily Mail, che cita fonti dei servizi di sicurezza. L'attentato sarebbe dovuto scattare sabato prossimo a Londra durante le celebrazioni del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Nagasaki, 70 anni dopo, i sopravvissuti contestano duramente il premier giapponese Abe, aveva annunciato progetti di modifica costituzionale ai principi antinucleari che vietano produzione, possesso o trasporto di armi atomiche in Giappone. Queste riforme porteranno alla guerra e offendono il nostro desiderio di pace, dicono. Anche la nuova stagione calcistica inizia sotto il segno della Juventus. I bianconeri conquistano la Supercoppa italiana, ottavo titolo negli ultimi 4 anni, superando 2-0 la Lazio a Shanghai. Decisivi nuovi acquisti, Mandžukić e Dybala, per il mercato Milan sul romanista Romagnoli. Oggi forse l'incontro decisivo, Cassano torna alla Sampdoria. Buongiorno dal telegiornale della 7, buona domenica a tutti. In primo piano allora la questione dei migranti, non soltanto gli sbarchi ma anche le varie posizioni politiche al riguardo, che vedono in primo piano quelle di Grillo e Salvini. L'ennesima polemica, seguita all'ennesima tragedia del mare, ha riproposto il solito schema. Beppe Grillo e Matteo Salvini diversamente critici nei confronti del governo e il governo che risponde accomunandoli nello sciacallaggio demagogico. Accomunabili sull'immigrazione o no che siano, di sicuro i due leader dell'opposizione lo sono oggi per le loro interviste, apparse in contemporanea, una sul Corriere della Sera e l'altra sul Libero. E delle due notizia la fa più quella di Grillo, non solo perché Salvini non è sembrato mai troppo restio a concedersi, ma soprattutto perché Grillo in prima pagina sul Corriere è un quasi inedito. Eppure, complice forse una tempistica sabotata dalla cronaca, l'argomento immigrazione resta per tutti e due all'angolo. Nell'orbita del portavoce dei portavoce dei 5 Stelle c'è invece lo stato di salute e gli obiettivi del movimento. La nostra rivoluzione è l'onestà intellettuale, il nostro problema è il tempo, dobbiamo andare il prima possibile alle elezioni, dice. Fare opposizione tutta la vita non è nel nostro DNA. E c'è naturalmente il tema rovente della riforma del Senato. Noi siamo sempre stati contrari. Uno dei nostri punti fermi, sin dai tempi del V-Day, è il voto di preferenza. Non si tratta di essere esclusi dall'asse PD-Forza Italia. È una visione differente della politica, o noi o loro. Per uno che chiude c'è un altro che apre, perché se Grillo ribadisce la tradizionale alterità targata a 5 Stelle, accordi con tutti, alleanze con nessuno, per Salvini il tema è quello, perennemente in fieri, della guida del centrodestra e dei delicati rapporti con Berlusconi. Tanto più in un momento come questo, in cui sembra tornata in auge la sintonia tra il leader di Forza Italia e Renzi, magari divisi sull'Italicum, su premio lista o di coalizione, come vorrebbe Forza Italia, ma uniti dalla voglia di evitare elezioni anticipate. E Salvini, che pure ha sempre mantenuto sulle riforme una certa distanza, da un eventuale accordo complessivo non intende rimanere escluso. E questo nonostante, lo ripete ancora oggi, di Renzi non si fidi. Se parliamo seriamente di lavoro, riforme economiche, burocrazia e giustizia, dichiara: sono pronto a mettere a disposizione tutti i nostri voti. Almeno su questo l'asse Salvini-Grillo è roba da fantascienza. Sul fronte delle riforme è da registrare l'intervento di Deborah Serracchiani, vice segretario del PD.
Se volete buttare giù Renzi, padronissimi di provarci, però poi vi beccate Salvini e i suoi amici di Casa Pound e Beppe Grillo. In un'intervista al quotidiano nazionale, Deborah Serracchiani sfida la minoranza del PD e ribadisce la linea del Presidente del Consiglio sulla riforma del Senato. Per il vice segretario è un passaggio spartiacque della legislatura, se va in porto si arriva al 2018, se no, avverte, la situazione diventa molto complicata. Ai dissidenti lancia una provocazione: spiegate questa manfrina agli italiani che non lavorano o hanno appena cominciato grazie al Jobs Act. Dal canto suo la minoranza non arretra di un millimetro, la mediazione del capogruppo Zanda, un listino alle regionali per l'elezione dei futuri senatori, è stata respinta al mittente dai bersaniani. Nessun compromesso al ribasso, spiega Roberto Speranza, dopo il via libera all'Italicum il DDL Boschi non va più bene. Noi, minaccia, andremo fino in fondo, tocca a Renzi tenere unito il partito. Durissima anche la Bindi, che evoca la scissione: o il Premier riapre il dialogo con noi, oppure è inevitabile che a sinistra nasca una nuova forza di governo. Per l'ex ministro i tempi sono brevi, anche perché non possiamo continuare ad essere così schiacciati su proposte di centrodestra, dal lavoro alla scuola, dalla sanità al fisco. A Palazzo Madama 150 dipendenti hanno rinunciato alle ferie per mettere ordine negli oltre 500.000 emendamenti, 100 tomi, peso 80 tonnellate, una decina, quelli rilevanti sul Senato elettivo, proposti dal fronte trasversale di minoranza PD, Forza Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e SEL, che decideranno il futuro della riforma e quindi della legislatura. Non si può tornare indietro, i numeri ci saranno e la convinzione del Premier. A settembre in agenda gli incontri con gli altri partiti, a cominciare dagli azzurri, ma da Arcore resta ferma la richiesta di cambiare anche la legge elettorale per inserire il premio di maggioranza alla coalizione, non più al partito. Governo e conti difficili da far quadrare, difficili in queste ore perché ci sono da reperire risorse per 6 miliardi di maggiori spese da coprire, è difficile trovare da dove prendere. In attesa che il governo metta a fuoco a settembre la bozza della legge di stabilità, la vecchia finanziaria che dovrà passare dalle forche caudine di Bruxelles e poi tornare ad ottobre alle Camere, in questi giorni il Senato sta esaminando il cosiddetto bilancio di assestamento 2015, revisione di metà percorso della precedente legge di stabilità, utile per capire i punti critici e le tendenze di come vengono spesi i soldi pubblici. Da una parte si registra un risparmio di circa 8 miliardi dovuto a minori interessi sui titoli di Stato, dall'altro un aumento di quasi 12 miliardi nelle voci di spesa. 3 miliardi ad esempio il costo della sentenza della Corte Costituzionale che ha restituito ai pensionati il blocco dell'indicizzazione voluto dal governo Monti. L'emergenza immigrati costa quest'anno quasi 400 milioni in più, aumento analogo per la permanenza dei nostri soldati nelle missioni all'estero. Sul versante del personale 200 milioni in più vanno agli insegnanti di sostegno per rispettare un'altra sentenza della Consulta, mentre crescono anche gli stipendi delle forze dell'ordine per l'atteso sblocco degli scatti di anzianità. Sale di 200 milioni anche il costo generale del personale dei ministeri, cifra gigantesca, quasi 77 miliardi di euro, la metà dei quali usati per gli stipendi del settore scuola. Per l'immediato futuro Renzi si giocherà tutto con la prossima legge di stabilità, che potrebbe toccare i 33 miliardi, impostata sul taglio delle tasse, come annunciato dal Premier all'Expo, in particolare di quelle sul lavoro, che farebbe perno su decontribuzioni per circa 8 miliardi. I soldi arriverebbero da nuovi tagli e da spesa a deficit, a patto di convincere Bruxelles e di rimanere nel vincolo di Maastricht del 3% deficit PIL. Ma le mine da evitare lungo il percorso non mancano, non solo le temute sentenze della Consulta, ma anche stop improvvisi di provvedimenti già contabilizzati. Il caso del Consiglio di Stato, che ha fermato il bando di gara per la nuova concessione del lotto. Chiede al governo precisazioni sul bando di gara, in particolare sui requisiti per le aziende ammesse. Da questa operazione l'esecutivo aveva già messo a bilancio 700 milioni di euro, la metà dei quali da incassare entro questo dicembre, il resto nei prossimi 2 anni. Adesso ai monopoli restano 4 mesi di tempo per rispondere al Consiglio di Stato ed evitare così un buco nelle entrate. Il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, interviene sul taglio delle compensazioni ai cittadini dell'Alta Val di Susa interessate ai lavori per la TAV. Tutta colpa dei burocrati, ha detto in una intervista alla stampa.
Non so se vogliono sabotare la Torino-Lione o si preoccupino solo di gestire i bilanci, ma tutto questo è inaccettabile, dice appunto Chiamparino. Nei giorni scorsi il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha ridotto le risorse da 112 a 32 milioni di euro, cogliendo di sorpresa anche il ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, che ha assicurato comunque che i soldi arriveranno come promesso. Il taglio delle compensazioni rischia di riaccendere gli scontri sulla Torino-Lione. Ieri 15 no-TAV, tra cui il leader storico Alberto Perino, sono stati denunciati per aver impedito ad alcuni operai di effettuare un carotaggio. Ed un altro giovane è morto dopo una serata trascorsa in una discoteca, in questo caso una discoteca del Salento, proprio in quella settimana nella quale il governo aveva tentato di stringere le maglie dei controlli, insomma di effettuare restrizioni per i locali dove si sospetta, dove si può dimostrare che circoli droga. Erano le 6:30 del mattino, Lorenzo Toma, 18 anni, ha bevuto qualcosa, si è sentito male, ha perso conoscenza. Per un'ora il personale medico ha cercato di rianimarlo, tutto inutile. Era già morto quando il suo corpo è stato trasportato a Lecce in ospedale. È il tragico epilogo di una notte di divertimento trascorsa alla discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, in Salento, un locale frequentato da giovanissimi. Il ragazzo era lì con la sua fidanzata e un gruppo di amici, tutti già ascoltati dai carabinieri che hanno messo a confronto le loro testimonianze e avviato le indagini per verificare le cause della morte. A fornire i primi soccorsi sono stati i titolari del locale. Lorenzo era riverso per terra, non si è più ripreso. L'autopsia, già disposta dal magistrato, e gli esami tossicologici dovranno chiarire se a uccidere il giovane è stata una banale congestione o se è stata determinante un'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti oppure di un cocktail di alcol e droga con esito letale. La discoteca, uno dei punti di riferimento della movida sulla costiera salentina, era già stata controllata più volte anche nelle scorse settimane, nel quadro di attività di prevenzione e contrasto contro lo spaccio di droga che avevano portato ad alcuni arresti. Tra gli appuntamenti in programma il prossimo 12 agosto anche il Cocorico Night, una serata organizzata proprio al Guendalina per esprimere solidarietà e sostegno nei confronti dello storico locale di Riccione, chiuso dal questore per 4 mesi dopo le indagini sulla morte del 16enne Lamberto Lucaccioni, stroncato da una overdose di ecstasy. Con il corollario di polemiche per la stretta annunciata dal ministro dell'Interno Alfano, la tolleranza zero contro i locali che non rispettano la legge. Polemiche destinate a crescere nuovamente, se anche questa volta si confermerà la pista della droga. Intanto il prefetto di Lecce, Claudio Palomba, ha convocato per domani una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si indaga su una morte di un uomo di 45 anni, Andrea Soldi, a Torino, coinvolti personaggi riconducibili alle forze dell'ordine ed anche un medico. 4 persone indagate per una morte tutta da chiarire, quella di Andrea Soldi, 45 anni, con problemi di schizofrenia da quando ne aveva 19, deceduto dopo essere stato prelevato da una panchina da 3 vigili urbani e uno psicologo della ASL 2 di Torino per un trattamento sanitario obbligatorio richiesto dal padre. I 3 vigili che da mercoledì, quando è successo il fatto, sono stati relegati al solo lavoro d'ufficio e lo psichiatra sono stati iscritti nel registro degli indagati dal procuratore Raffaele Guarignello, per ora senza ipotesi di reato. Potrà essere omicidio colposo o lesioni colpose, tutto da accertare sentite le deposizioni degli indagati e dei testimoni e dopo l'autopsia che si terrà domani. Il padre e la sorella si costituiranno parte civile con l'avvocato che li assiste, cugino di Andrea. Sono state consegnate ai carabinieri le foto scattate col telefonino da un pensionato che era alla finestra, conosceva Andrea ed è rimasto scandalizzato quando ha visto che lo portavano via ammanettato dietro la schiena. L'uomo, che pesava più di 100 kg, era una presenza fissa in quei giardinetti dove era considerato un gigante buono che riusciva a far ridere i bambini. I vigili, nella loro relazione consegnata in procura, scrivono che Andrea è stato preso per il petto perché non voleva salire sull'ambulanza, ma chi ha visto dice che la stretta era invece attorno al collo. Parlano di un volto divenuto cianotico. Una dinamica tutta da chiarire, quella che ha portato all'arresto cardiaco all'ospedale dopo un inutile tentativo di rianimazione. Andrea sarebbe stato caricato sulla barella faccia in giù, rendendo più difficile
difficile l'erogazione di ossigeno, avrebbe detto il barelliere nella sua deposizione. Gli era stato detto di fare così da chi era a bordo dell'ambulanza con lui, un vigile e un infermiere. Un rimbalzo di responsabilità su cui forse farà chiarezza l'autopsia che si svolgerà domani in presenza dei periti nominati dallo psichiatra e dalla famiglia. Ancora un incidente sull'autostrada 1 dopo quello che ha paralizzato venerdì scorso l'autosole tra Parma e Piacenza. Un pullman per cause ancora da accertare è finito fuori strada alle 6.40 di questa mattina tra i caselli di Ponte Corvo e Ceprano in provincia di Frosinone. 15 persone sarebbero rimaste ferite, una in modo più grave. Il bus proveniente dal sud Italia era diretto a Roma. Dopo l'incidente ci sono stati disagi alla circolazione. Adesso ancora una notizia decisamente allarmante sul fronte ISIS. Secondo la stampa inglese, negli intenti dei terroristi del Califfato c'era un piano per arrivare ad uccidere la regina Elisabetta d'Inghilterra. L'ordigno, una pentola a pressione imbottita di esplosivo, chiodi e cuscinetti a sfera, sarebbe dovuto esplodere sabato 15 agosto nel corso della cerimonia in programma nel centro di Londra e trasmessa in diretta TV dalla BBC per ricordare i 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico. A rivelarlo il giornale britannico Mail on Sunday, secondo il quale l'obiettivo dei terroristi, una cellula dell'ISIS operante nel Regno Unito, era quello di uccidere la regina Elisabetta ed il principe del Galles Carlo, erede al trono. Un attentato studiato dai jihadisti per avere la massima risonanza mediatica. Se il piano, che è stato tempestivamente sventato dai servizi segreti di Sua Maestà Scotland Yard, avesse avuto successo, infatti, l'impatto sull'opinione pubblica mondiale sarebbe stato enorme. Stando a quanto hanno rivelato gli inquirenti, la bomba si ispirava a quella utilizzata dai due fratelli ceceni Sarnaev, risultati legati ad Al-Qaeda nell'attentato alla maratona di Boston il 15 aprile 2013. Un collegamento inquietante che confermerebbe non soltanto che gli uomini del Califfato possono compiere attentati attraverso le cellule terroristiche presenti all'estero, ma che la scala gerarchica a cui fa capo Abu Bakr al-Baghdadi è ancora integra perché i suoi appelli farneticanti per colpire l'Occidente vengono raccolti. Il giornale britannico rivela anche i particolari di una missione segreta che ha visto come protagonisti le truppe speciali del SAS, lo Special Air Service inglese, operare insieme alla Delta Force statunitense. La missione alla quale hanno preso parte gli uomini del SAS, che nell'occasione avrebbero indossato le uniformi dell'esercito statunitense, sarebbe avvenuta nello scorso mese di maggio nella zona orientale della Siria ed avrebbe avuto come obiettivo la sola localizzazione del rifugio nel quale si nascondeva uno dei leader dell'ISIS, Abu Sayyaf, poi ucciso durante il blitz insieme ad una decina di miliziani. La rivelazione sta però creando imbarazzo a Downing Street perché il premier David Cameron, che a maggio ha autorizzato la missione, è ancora in attesa del via libera del Parlamento per le operazioni militari da condurre in Siria. Ancora sbarchi di migranti, non soltanto colpita l'Italia, ma anche la Grecia con tutte le sue isole, da lì le migrazioni provengono soprattutto dalla vicina Turchia. Arrivano anche così, con il gommone quasi sgonfio sulle spiagge dei turisti. Siamo a Kos, in Grecia, ed i migranti appena sbarcati a due passi dalle cabine dello stabilimento balneare arrivano dalla vicina Turchia, ultima tappa dell'esodo siriano. È lì da quella guerra che fuggono in migliaia, ma la Siria è solo uno dei fronti aperti. C'è la polveriera libica e l'Africa subsahariana tra i paesi di provenienza dei profughi. È una grande migrazione di popoli a cui l'Europa assiste. Non più, non soltanto le coste mediterranee sono prese d'assalto, ma anche l'Eurotunnel, l'arteria d'Europa che scorre tra Francia e Gran Bretagna. A Calais da più di un mese 3.000 richiedenti asilo sono bloccati, con tanto di richiamo ONU alla Francia per le condizioni di vita di quei migranti. Un'Europa troppo spesso distratta ora sembra svegliarsi stanziando fondi da qui al 2020. 7 miliardi di euro divisi tra accoglienza e sicurezza, una ripartizione che fa discutere. 310 milioni di euro andranno all'Italia per l'asilo, 60 milioni in più, 370 in tutto alla Gran Bretagna per l'accoglienza, ma non per la sicurezza. Per l'Italia invece sono previsti altri 200 milioni per la protezione interna.
Contro le stragi aumenterà anche l'impegno di Frontex. L'agenzia europea ha stanziato il triplo di fondi per le operazioni Triton e Poseidon. C'è poi la redistribuzione dei migranti. Almeno 32.000 ospitati in Grecia ed in Italia dovrebbero trovare assistenza in altri paesi. Ma gli arrivi restano incessanti nonostante l'ultimo naufragio di giovedì che è costato centinaia di vite. Oltre 85.000 persone sono arrivate in Italia nel 2015. Ancora di più in Grecia, dove sono stati 124.000 gli arrivi, quasi 8 volte di più che nel 2014, ed il paese rischia sanzioni europee proprio per i centri di accoglienza insufficienti. La Germania, intanto, per dissuadere i migranti dei Balcani, ha scelto un video in cui mostra l'operazione di rimpatrio di immigrati irregolari. Una voce fuori campo avverte: non credete a chi vi dice che qui c'è lavoro per tutti. È una falsa promessa. Restate nel vostro paese, costruite lì la vostra economia ed il vostro futuro. Altrimenti, oltre ai soldi estorti per il viaggio da chi vi sta truffando, dovrete anche pagare il costo del rimpatrio. Un segnale chiarissimo, ma chissà se efficace, da un paese in cui vivono già 200.000 immigrati. 70 anni fa a Nagasaki la bomba atomica. Anche Papa Francesco oggi parla dell'orrore, del perenne monito contro la guerra. Da ogni terra si levi un'unica voce, dice il pontefice, con la guerra si perde sempre. A 3 giorni dal discorso fatto a Hiroshima in occasione del 70° anniversario della bomba atomica sulla città, il primo ministro Shinzo Abe è costretto a rivedere le parole di un testo che ha sollevato critiche e preoccupazioni. In un momento topico e dal valore tanto simbolico per il Giappone, paese dove il codice di condotta linguistico può avere conseguenze travolgenti, il non detto è importante quanto quello che viene esplicitato. Il premier ricorda certo il proprio impegno a un mondo senza armi atomiche, ma non parla di rispettare i 3 principi che dal 67 vietano il possesso, la produzione e l'importazione di armi nucleari in Giappone. Un non detto che lascia quindi spazio alle diverse interpretazioni. La dimenticanza, o forse omissione, ha scatenato le reazioni da parte dell'opinione pubblica, tanto che il giorno dopo Abe è stato costretto a riferire davanti alla Commissione Bilancio in Parlamento. Per questo oggi a Nagasaki ha dovuto aggiungere nella celebrazione una promessa, quella del rispetto dei 3 principi, che sempre meno persone ormai credono sarà in grado di mantenere, viste le recenti mosse con le quali sta cercando di indebolire e aggirare la Costituzione giapponese di stampo pacifista approvata dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abe sta infatti rafforzando il ruolo delle truppe di autodifesa, permettendo di partecipare a missioni all'estero, e sta alleggerendo il divieto all'export di armi. E così, nel giorno che commemora la seconda città colpita dalla bomba atomica, nome in codice Fat Man, non ci si limita a parlare della tragedia che ha spento la vita di centinaia di migliaia di persone, ma la si trasforma in un'occasione per contestare le scelte di un premier che sempre più spesso procede anche senza il consenso della popolazione. Tocca infatti non a Hiroshima e Nagasaki, dove i problemi della bomba non vengono vissuti sui bilanci, ma nei discorsi delle persone che ci abitano, tutti con ricordi diretti o vicini di parenti o amici morti, o che ancora convivono con malattie dovute alle radiazioni. Tokyo non è nemmeno Fukushima, colpita nel 2011 dai danni ai reattori della centrale nucleare che tutt'oggi si fatica a spegnere. Una regione messa in ginocchio per il crollo demografico ed economico. Questo non ferma il piano di un premier che vuole riattivare le centrali del paese per ora spente, nonostante le proteste, come quella di oggi a Kagoshima, contro la riapertura della centrale nucleare di Sendai. Tutto questo a pochi giorni dal tanto atteso discorso che Abe pronuncerà in occasione dell'anniversario della resa giapponese, in cui se la dovrà vedere con il tema degli altri paesi asiatici. Un altro motivo di confronto e scontro per un paese che non deve risolvere solo i problemi interni, ma che con poche frasi può determinare nuovi assetti geopolitici nell'area. Siamo adesso allo sport, parliamo di calcio. La Juventus non perde il vizio e nonostante gli addii di Pirlo, di Tevez e di Vidal, si conferma la squadra più forte. La Supercoppa è bianconera e le rivali cercano di ridurre il gap grazie ai nuovi acquisti. Se la Supercoppa italiana doveva rilanciare nel mondo l'immagine del calcio di casa nostra, il tentativo non è riuscito. Dal confronto con le analoghe sfide in programma fra luglio e agosto in altri paesi, la partita di Shanghai è uscita nettamente sconfitta, e non solo a causa del terreno di gioco disastrato. Spettacolo ai minimi ed epilogo in tutto simile a quelli di campionato e Coppa Italia, con Allegri e la Juventus a festeggiare. L'allenatore bianconero, in sella da poco più di un anno, si è confermato il più bravo di tutti nel vincere subito.
L'impresa gli era già riuscita al Milan, conquistando lo scudetto al primo anno. Stavolta ha completato, grazie ai nuovi acquisti Mandžukić e Dybala, una tripletta a livello italiano dopo aver fallito, ma di poco, l'obiettivo più prestigioso, la Champions League. Ci vogliono però altri acquisti, ha chiarito Allegri, per essere davvero al top. Nel mirino lo storico record di 5 scudetti consecutivi, exploit riuscito soltanto alla Juventus anni 30, al Grande Torino e all'Inter di Massimo Moratti. A Shanghai il dopogara più agitato ha invece riguardato Lotito e Keita, sempre meno nelle grazie del tecnico Pioli. Il giocatore ha chiesto al presidente laziale di essere ceduto al più presto e quindi le strategie di mercato potrebbero cambiare. Mercato che affronta una giornata decisiva sull'asse Genova-Forte dei Marmi. Antonio Cassano sarà da questo pomeriggio a disposizione di Walter Zenga, che a dire il vero non sentiva un gran bisogno del talento barese. Il suo comunque è un vero ritorno a casa, nel club dove probabilmente ha dato il meglio, in una dimensione lontana da quelle conosciute a Roma e sulle due sponde di Milano. Il secondo snodo di mercato è in Versilia, dove Adriano Galliani incontrerà il direttore sportivo della Roma Sabatini per chiudere la trattativa Romagnoli. L'allenatore milanista Mihajlovic sarà finalmente accontentato, mentre a Trigoria arriveranno i soldi, poco meno di 30 milioni, per puntellare la difesa. D'altronde quest'anno al ruolo di anti-Juventus ambiscono molte altre squadre, dalle milanesi al Napoli, e la corsa è appena partita. E allora dunque staremo a vedere con queste trattative importanti del calcio mercato. Intanto noi, come sempre a questo punto del TG, facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo di nuovo in diretta con aggiornamenti e notizie. Vi aspetto, restate con noi. Ben ritrovati in diretta, un aggiornamento dell'ultima ora, ancora sbarchi, sono sbarcati a Trapani 241 migranti, sono stati soccorsi da Medici Senza Frontiere nell'ambito di due diverse operazioni di salvataggio, tra i 241 migranti anche 35 donne, di cui 4 in gravidanza, 8 bambini. E questa era la nostra ultima notizia. Il telegiornale ritorna come sempre alle ore 20 con l'edizione condotta da Gaia Tortora. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Buona giornata.